Allora, per caso non avessimo tagliato abbastanza, adesso ci sono le caratteristiche avanzate di Linux, ovvero sia quelle che vi permetteranno di essere veramente agili nello scrivere in Linux e quindi di riuscire veramente a prendere appunti, perché comunque sia l'obiettivo di oggi è che voi vi troviate davanti al computer e non dobbiate mai toccare il mouse. Infatti l'uso del mouse diminuisce la produttività. Se voi iniziate a continuare a spostare la mano, devo andare a scegliere sotto nel menu, tutte queste cose qui, non ve la cavate più e non riuscirete mai a prenderla. Quindi, ad esempio, per inserire parentesi e matrici, ci sono delle scorciatoie già fatte in Linux, ma sono complicate. Per cui adesso vediamo come definire le nostre. Allora, le scorciatoie si impostano tramite i comandi utente di Linux. Cosa sono i comandi utente di Linux? Sono dei comandi, appunto, che permettono di utilizzare qualsiasi funzionalità di Linux e praticamente si danno da una linea di comando. Ad esempio, se noi abbiamo qui la nostra formula, possiamo dare un comando, ad esempio, per dire inserisci del testo all'interno della matematica, della formula matematica. Allora si dà alt più x e se vedete in passo è apparsa una linea di comando. Adesso se tutto questo vi sembra assurdo, tra poco capirete perché. E scriviamo mat insert ciao e come per magia appare. Quindi i comandi di Linux permettono di interagire con Linux tramite dei comandi scritti. A che cosa ci servono questi? Ci servono perché possiamo associare a questi comandi delle scorciatoie, cioè delle combinazioni di tasti, che funzionano anche nella modalità matematica. Allora, abbiamo detto che la linea di comando si visualizza con Alt più X oppure vista barra degli strumenti linea di comando, ma comunque in realtà non lo userete mai, è solo per fare delle cose. I comandi più frequenti sono ad esempio quelli per decidere il tipo di paragrafo. Quindi se volete fare un elenco puntato, layout itemize. Facciamo una prova. Ah, questo è l'X, per chi non l'avesse capito, era solo questo schermo. Andiamo sullo standard, quindi adesso questo è un paragrafo normale. Se io do layout itemize, lo trasforma in un elenco puntato. Ok? Chiaro? Ripetere. Allora, lo vedi la barra nel basso? Ok. Adesso noi facciamo un nuovo documento. Se io scrivo del testo e voglio trasformarlo in un elenco puntato, posso farlo tramite i comandi di Linux scrivendo layout itemize, cioè vuol dire cambia il tipo di paragrafo in itemize, cioè elenco puntato. È diventato un elenco puntato. Ok? Chi è che l'aveva chiesto? Io. Poi ad esempio c'è layout numerate, che lo trasforma in un elenco numerato. Adesso è inutile stare a vedere tutti i comandi, però il concetto è: noi possiamo ad esempio fare impostare un tipo di paragrafo, quindi parte, sezione, sottosezione, paragrafo, sottoparagrafo, che sono tutti quelli che ci aveva fatto vedere prima il nostro buon Anki, tramite questi comandi di Linux. Poi un'altra cosa utile che si usa frequentissimamente nella matematica ovviamente sono le parentesi, quadre e tonde. Si inseriscono con mat delim, carattere di apertura, carattere di chiusura. Facciamo rapidamente una prova. Siamo nella matematica, possiamo dare il comando mat delim, aperta tonda, se vedete, mat delim aperta tonda, e poi chiusa quadra, volendo si possono anche mischiare. E ci è apparso le parentesi di quelle che si ingrandiscono e chiudiscono automaticamente, aperta tonda e chiusa quadra. Ok? Chiaro? Poi, spesso una cosa frequentissima è il per, cioè quando dobbiamo scrivere matematica dobbiamo fare la moltiplicazione, no? Soltanto che sulla tastiera non c'è il per, il punto, quello che insomma, l'asterisco non è veramente il per. Il per si fa con C dot, no? Quindi potrebbe essere comodo ad esempio fare una scorciatoia che sostituisce al nostro asterisco C dot. E quindi ogni volta che schiacciamo asterisco ci viene quel puntino lì che è il simbolo di per dell'ADI, invece che l'asterisco, che è questo qua. Ok?
anche per inserire una matrice semplicemente si fa matrix. Per inserire una nuova colonna di una matrice, prima vi ha fatto vedere dall'interfaccia grafica. Noi vedremo come automatizzare, fare una combinazione di tasti per allargare, aggiungere e togliere colonne. E quindi questo ci permetterà di diventare molto agili nello scrivere le matrici. Come si crea una scorciatoia? Vediamolo subito. Allora, si va in strumenti, okay, referenze, sotto redazione, a vedere scorciatoie. Mettiamo ad esempio di voler creare una scorciatoia per aggiungere una nuova colonna alla matrice. Allora, il comando per aggiungere una colonna alla matrice, il comando utente era è questa pappardella qui, che nessuno di voi si ricorderà e neanche io vi ricordo, ma la potete prendere dalle slide che poi pubblicheremo su www.pool.org. quindi, allora, andiamo su strumenti, referenze, scorciatoie, nuovo, qui funzione, ci fa scrivere la funzione di cui parlavamo prima. Quindi io la incollo, schiaccio su scorciatoia e gli associo CTRL SHIFT e C. Vedete, è uscito scritto CTRL SHIFT C. Ok? Quindi adesso abbiamo la nostra scorciatoia, faccio salva. Adesso proviamo a creare una matrice, una formula centrata. Provo a prendere CTRL SHIFT C, adesso non abbiamo più gli schermi, cioè i tasti a video, però è sicuro che sto prendendo CTRL SHIFT G e sto aggiungendo colonne. Vedete, adesso abbiamo varie colonne. Per aggiungere righe invece la cosa è più semplice, non abbiamo bisogno di una scorciatoia, perché basta fare CTRL ENTER, CTRL INVIO, per aggiungere righe. Quindi abbiamo creato scorciatoia, CTRL SHIFT C per aggiungere colonne e CTRL INVIO per aggiungere righe, e quindi possiamo allargare la nostra matrice a piacere. Perché tutta questa concentrazione sulle matrici lo vedremo tra poco. È chiaro quello che ho detto? C'è qualcuno che ha domande? Posso spostare la formula al punto 2 dentro la matrice? Posso spostare la formula che era al punto 2 dentro la matrice? Questa qua? Sì. Sì, beh, puoi selezionarla, poi fai CTRL X, taglia, torni sulla matrice, la inserisci, cioè questa è una formula matematica a tutti gli effetti, ogni casella è una formula matematica, ok? Sì, c'è un modo per dire se aggiungo troppe righe toglierne una? Sì, allora, una riga la puoi cancellare solo se vuota e basta che schiacci cancella, cancel sulla prima riga, ok? Per cancellare una colonna invece, a piacere questa domanda, c'è un comando utente, c'è una combinazione complicata, quindi facciamo già adesso un comando utente. Comando utente per cancellare una colonna è questo qui, è piuttosto complicato, quindi facciamo una scorciatoia. E gli associamo CTRL SHIFT P. Quindi come prima abbiamo fatto opzioni, redazione, scorciatoie, nuovo, inseriamo la nostra funzione e gli associamo il tasto CTRL SHIFT X. Ok? Quindi adesso ogni volta che premeremo CTRL SHIFT più X dovrebbe cancellarci una colonna. Ad esempio, voglio cancellare questa qui centrale che ho appena fatto, CTRL SHIFT più X. Ok. Altre domande? Quindi poi, volendo, questi comandi utente saranno in futuro utilizzabili in un linguaggio di scripting che si prevede di implementare, ma che per ora non c'è. Parentesi, tutto quello di cui abbiamo parlato oggi si riferisce principalmente alla versione 2.0 di Lisp, che sarà rilasciata a breve, ma comunque sia il 90% dei concetti valgono anche per le versioni precedenti. Quelle che stiamo distruggendo sono la versione 2.0. Quindi, prima abbiamo visto le macro matematiche, quelle con cui il PP aveva fatto il BX, se vi ricordate. Facciamo un rapido confronto tra quali entrambe servono per rendere più veloce il nostro scrivere matematica. Quando usare uno e quando l'altro? Allora, le scorciatoie riguardano il programma di X e quindi l'intero ambiente.
vanno usate per, come abbiamo detto prima, per inserire colonne oppure cancellarle oppure non lo so, per il simbolo di moltiplicazione. Invece le macro riguardano soltanto il singolo documento e quindi non so, stiamo prendendo gli appunti di fisica, allora magari ci serve il versore unitario, allora facciamo la nostra macro del versore unitario e potremmo usarlo più volte, ma di sicuro non facciamo una scorciatoia per il versore unitario. E in più le macro ovviamente riguardano soltanto, essendo macro matematiche, riguardano soltanto l'ambiente macro. Ok. Domande? Ci occupiamo adesso quindi, infatti questa sezione era diciamo, propedeutica a quello che vedremo adesso, di come creare diagrammi e grafici direttamente all'interno dei link. Prima Alessandro ci ha fatto vedere DIA, Escape, che sono programmi esterni. Però a noi piacerebbe magari riuscire a fare dei grafici direttamente all'interno di Linux. Ci sono alcune opzioni. Però Linux non ne supporta nessuna direttamente. In verità si tratta di usare pacchetti LaTeX, cioè quello di cui aveva parlato Alessandro. E come facciamo a vederlo direttamente in Linux? Scriviamo il codice. E poi Linux ci mostra un'anteprima istantanea, cioè come se già generasse il documento, prendesse soltanto la parte che noi abbiamo deciso di vedere e ce la fa vedere subito. Quindi facciamo una prova per capire meglio. Andiamo su schermo. Allora, l'anteprima istantanea prima di tutto va attivata, perché di default mi pare che non sia attivata. Quindi andiamo su preferenze, poi tutti questi comandi comunque ci sono nelle slide in caso. Visualizzazione, okay. Ecco, normalmente disattivato, noi attiviamo visualizzazione grafica e controlliamo che anteprima istantanea sia attiva, okay. Quindi vediamo cosa succede. Ad esempio già notiamo che la matematica in questo momento la stiamo modificando una formula matematica, però quando usciamo aspettiamo un attimo e l'X ce la renderizza, cioè lo dà in pasto a LaTeX e a tutto quello che sta dietro e ce la fa vedere. A che cosa serve? Lo scopriremo tra poco. L'anteprima istantanea possiamo farla su qualsiasi parte del testo, quindi non soltanto sulla matematica. Ad esempio possiamo selezionare questa linea e possiamo inserire soltanto questa nell'anteprima istantanea. Inserisci e c'è la voce anteprima. Viene attorno un riquadro, aspettiamo un attimo. Va bene. No, non vuole funzionare. Ecco, avete visto, è leggermente cambiata. Adesso non è molto utile inserire nell'anteprima istantanea un pezzo qualsiasi di testo. È utile inserire quando scriveremo del codice LaTeX a mano. Comunque, capiremo meglio tra poco. Quindi, abbiamo visto come si abilita l'anteprima istantanea, per la formula matematica è sempre attiva. Arriviamo a un pacchetto che ci permette di creare semplici grafici all'interno di Linux stesso, che si chiama XYPink. XYPink si basa sulle matrici, cioè voi create una matrice, avete tutte le caselle e ogni casella è diciamo un nodo, cioè potete metterci un box, una lettera o un qualcosa e poi con delle frecce collegarli e ottenere dei grafici, dei semplici diagrammi. Vediamo se c'è un esempio, ecco. Vabbè, questi per gli informatici c'è la notazione a sinistra dell'albero replay. E questa cosa qui l'ho fatta io direttamente in Linux, quindi senza Escape, senza DIA, senza niente di esterno, soltanto con una matrice, direttamente dall'editor matematico di Linux. Come si fa? Vediamo. Allora, e qui adesso con le matrici ci tornano utili le scorciatoie che abbiamo fatto prima. Quindi, creiamo una formula centrale. Per attivare XYPink fa backslash XY matrix. Ok? E ci appare una matrice. Quindi possiamo aggiungere colonne con CTRL SHIFT più C come abbiamo impostato prima. Con CTRL ENTER aggiungiamo delle righe. Abbiamo una matrice. Per ora è vuota. Proviamo a metterci un po' di elementi. Esco dalla modalità matematica, aspetto un attimo, e questo è l'output.
Ora non sembra molto significativo, però tra poco ci metteremo ad esempio delle frecce che collegano i vari punti. Ok? Avete domande finora? Ok. E l'abbiamo fatto. Le frecce. In XYPIC possiamo ad esempio creare una semplice diagramma, diciamo, come questo. È molto semplice da creare. Creiamo le caselle, mettiamo le lettere A e B, ad esempio una in una cella in alto a sinistra e una cella in basso a destra, e poi dalla cella di partenza facciamo backslash a R di R. Che cosa vuol dire R di R? Basta fare una prova per capirlo. Allora, mettiamo di voler creare una freccia che vada A ad F. Allora, deve partire da A, quindi partiamo nella casella A di A. A R, tra quadre di R. Che cosa vuol dire di R? Down, right. Ok? Quindi io esco dalla modalità, aspetto un attimo, e abbiamo la nostra bellissima freccia. È chiaro? Quindi, il concetto generale è: si mette tra le quadre l'iniziale della direzione in inglese verso cui vogliamo far andare la freccia. Ad esempio, se volessimo collegare A e G, ammazzeremmo A F, però proviamo. Allora semplicemente mettiamo D, B, D, R, R, cioè in basso di 2, a destra di 2, down, down, right, right. Ok? Inizialmente potrà sembrarvi astruso, però quando ci si abitua è diventato davvero comodissimo per fare cose che prima bisognava per forza fare male. Come dicevo, abbiamo tagliato la F. Ma vedremo anche come risolvere questo. Allora, quindi abbiamo detto più L, cioè più lettere mettiamo, più celle a sinistra, a destra, in basso ci spostiamo. E volendo, sulle nostre frecce possiamo mettere anche dei testi. Ad esempio, adesso li mettiamo solo dalla A alla F. Se vogliamo scrivere sulla freccia che va dalla A alla F qualche cosa, facciamo il cappuccetto, come per elevare a potenza, come abbiamo mostrato. E ci appare una casellina e lì possiamo scrivere quello che ci pare, quindi casa. Usciamo dalla modalità matematica e sulla nostra freccia è apparso casa. È chiaro? Possiamo scrivere anche sotto intuitivamente come sarà, andando a pedice con l'underscore. Esatto, vediamo qualcosa, per Dio piacendo, sotto è apparso. E quindi possiamo mettere delle etichette sulle frecce. Poi, cos'altro permette di fare XYPIC? Vabbè, qui ci sono una serie di personalizzazioni che lascerei a voi guardare. Ad esempio, possiamo togliere la punta, possiamo metterla sia a destra sia in partenza che in arrivo, raddoppiare la freccia, metterla tranteggiata, farlo a modo di segmento. E vabbè, prendiamo un attimo. Questo si fa mettendo prima delle quadre chiocciola tra le graffe, e poi c'è questa sintassi. Ad esempio, se non vogliamo niente mettiamo solo il trattino, no? Soltanto un trattino. Se vogliamo doppio mettiamo un uguale, che è proprio una rappresentazione testuale della freccia. Uguale vuol dire doppia freccia. E poi prima e dopo, per avere le doppie punte, mettiamo il simbolo di maggiore e il simbolo di minore. Per farla tratteggiata mettiamo un doppio trattino e così via. Facciamo un rapido esempio per completare il nostro diagramma. Ad esempio, diciamo AR, vogliamo andare fino alla S, e quindi cosa dovrò fare? Down, left, DL. Prima ci metto at, per le graffe normali, perché è un cammino di X. L'X è più severo da volta, bisogna mettere backslash e poi il simbolo di aperta graffa. Non possiamo mettere le graffe normali, bisogna fare backslash e il simbolo di aperta graffa e ci appaiono quelle graffe lì. Se mettessi solo così, queste sono le graffe normali, le considererebbe come testo e non va bene. Quindi backslash, aperta graffa. Qui dentro ci metto, ad esempio, la voglio puntinata e con le tacche all'inizio e alla fine. Metto dentro due puntini e
le barre verticali all'inizio della riga. Vediamo come viene. È venuta puntinata con le barre verticali all'inizio della riga. Poi, comunque nelle slide c'è scritto tutto, non pretendo che vi ricordiate come si fanno queste grafiche particolari, backslash e poi altro shift e accentata, cioè l'aperta grafica. Poi, volendo, si può anche scegliere il punto di partenza e di arrivo rispetto al nodo. Quindi, se prima abbiamo visto la nostra freccia che attraversava la F, potremmo voler fare che non passa direttamente, ma ad esempio che parte da destra della A e arriva sopra alla G, in modo da evitare la F. È chiaro? Come facciamo? Allora, intanto facciamo un po' di pulizia, togliamo questa freccia, down, down, right, right, così dovrebbe, togliamo anche il testo che fa solo confusione, così taglia la F, no? Se prima delle quadre mettiamo chiocciola, stavolta con le tonde, e poi con la stessa sintassi di prima specifichiamo da dove deve partire, quindi se dal basso D, down, se da destra R, right, possiamo scegliere da dove farla partire. Quindi, chiocciola, abbiamo detto vogliamo farla partire da destra, quindi R, e vogliamo farla arrivare sopra la G, A, U. E così abbiamo la nostra bellissima freccia che evita la F. Perché? Perché parte da right di A e arriva A di G. È chiaro? Avete dubbi? Ok. Poi, che cosa? Volendo, ecco, vabbè, questo lo lascio vedere poi a voi se vi interessa. Se non mettete le quadre, potete fare anche un outline. Cioè, potete dire, fai una freccia che parte da down e arriva in alto. E quindi rimane sullo stesso nodo. È un outline, può sempre essere utile. Volendo si possono fare dei box, ad esempio un cerchio attorno, un palo attorno. Se la sintassi che avete visto finora vi faceva schifo, dovete ancora vedere questa, perché questa è assolutamente inusabile e non la ricorderete mai. Per cui si fa asterisco più tra quadrette, tra graffe, la lettera. È assolutamente impossibile ricordarsela, per cui che cosa si fa? Come ci ha insegnato BP, facciamo una macro matematica. Proviamo a creare, questo per esempio è un possibile utilizzo di una macro matematica. Quindi proviamo a crearci al volo io ce l'ho già pronta però, la ricreiamo, inserisci tematica, macro, vediamo un nome diverso perché ce l'ho già, diciamo quadratino, e poi facciamo asterisco più tra quadre, F, le stesse grafiche di prima col backslash prima, aggiungiamo un parametro, tagliamolo e vogliamo, e quindi proviamo a mettere nella nostra figura XY pic questo comando e dovrebbe apparire attorno al nostro nodo un quadratino. Vediamo il gioco sempre più difficile, lo mettiamo sulla F. Quadratino, ecco. È apparso il quadratino. Ovviamente scrivere quadratino è molto più comodo che la sintassi che abbiamo visto prima. Ora però, se non vi piace neanche vedere questo asterisco più tra quadre F nell'editor di modalità matematica, torniamo sulla nostra macro e se avete notato, non so se si vede, abbiamo riempito il campo tech, ma c'è un campo dopo link, mix. Quindi lì possiamo mettere la rappresentazione di questa macro per link, cioè nell'editor matematico. Ad esempio possiamo metterci delle quadre, cioè per indicare il quadratino mettiamo quello che scriviamo tra quadre. Adesso facciamo si capisce bene. Ci
mettiamo sempre l'argomento. Quindi andiamo a vedere come viene adesso nel nostro, nella nostra figura di x, y, pic. Adesso semplicemente appare come se fosse tra parentesi uguale, che è più elegante. Però funziona sempre, quindi riproviamo, quadratino, e ci appare il nostro quadratino e ci iscriviamo dentro, lo so, stavolta è. Ok? Ci sono domande? Combinando tutto si possono fare grafici carini come questo, oppure come quello che abbiamo visto nell'introduzione, la prima parte, che veniva direttamente da punti realignment, diciamo. Quindi proviamo a dare un occhio a questo disegno, non so se è grande abbastanza. Vediamo un po'. Adesso farò il testo un po' grande, non riuscite a vedere. Diminuiamo un attimo qui sopra il testo. Beh, comunque sia, poi dopo distribuiremo questo file e quindi si può vedere che ad esempio si possono combinare le varie cose che abbiamo messo. Ad esempio, nel primo vediamo che si usa sia il punto di partenza che si faceva con le tonde, e quindi da qui partirà una freccia da destra e arriverà in alto, arriverà nella cella down right, quindi da qui, partirà e arriverà qui, e sarà tratteggiata, avrà una doppia punta infine. Vediamo se è così. Effettivamente è questa linea qui. Parte da destra, arriva in alto, è tratteggiata, doppia punta e va da un right. In basso destra. Okay. Domande? Col tempo questi comandi risulteranno più familiari e con l'aiuto di Marco potrete prendere appunti realmente e creare semplici immagini direttamente all'interno. Arriviamo a TIGS. TIGS è un altro pacchetto LaTeX estremamente più articolato di XYPIC e che è estremamente più potente. Ma prima di parlare di TIGS nello specifico, vediamo come si inserisce. Cioè, bisogna, stavolta non ci serviamo più né di X né dell'editor matematico, cioè ci serviamo sempre di X, ma inseriremo LaTeX manualmente, quindi quello di cui ci aveva parlato Alessandro. Per inserire LaTeX manualmente in LIS si usa CTRL, o per chi ama il mouse inserisci codice LaTeX. Facciamo una prova. Faccio una nuova linea, CTRL, appare una casella. È apparsa una casella di un colore differente. Questa è la casella, l'X la chiama ERT, ma insomma è codice LaTeX. E quindi qua possiamo metterci del codice LaTeX. Ad esempio, in LaTeX esiste un comando per ottenere la pagina corrente che si chiama thePage. Cioè, se voi siete a pagina 3 e scrivete thePage, così, vi stamperà il numero della pagina. Bellissimo! Voi direte, però, siamo tornati all'editor di testo. E allora che cosa ci serve? La cosa bella è che possiamo inserire nell'anteprima istantanea anche il codice LaTeX. Come? Semplicemente facendo clic destro, inserisci in anteprima. Una volta che inserite in anteprima, noi spostiamo fuori il mouse e ci appare uno. Cioè, tu hai eseguito il codice LaTeX. E quell'uno lì vuol dire che siamo nella prima pagina. Quindi la cosa importante da capire è possiamo eseguire il codice LaTeX e averne un'anteprima immediatamente. E questo è il vantaggio rispetto a scrivere a mano. Ok. Possiamo dunque usare tutti i pacchetti di LaTeX. Ci occupiamo quindi di TIGS, che è questo pacchetto molto potente. Anche noto come PGF e noi in particolare vedremo che permette di creare diagrammi sempre con frecce e cose simili,
permette di plottare grafici, quindi di stampare il grafico di una funzione, e anche di fare circuiti, ma in più un'altra miriade di cose. Poi su, qui sotto ci sono i link alle pagine ufficiali dove troverete il manuale e ci sarà da sviluppatezze quanto volete. Per qualsiasi applicazione, se dovete fare una rete di Petri, per chi è informatico c'è un pacchetto apposta, se dovete fare appunto un circuito c'è un pacchetto apposta, per qualsiasi tipo di disegno grafico c'è un pacchetto. Infatti questa è professionale, la usano per fare i video. Allora noi vediamo un paio di esempi, non scendere troppo nel dettaglio. Un primo esempio utilizza puramente Ape, cioè puramente TIP, scusate. Noi qui dobbiamo inserire codice a mano e fare un index picture, e quindi avremo un nostro contesto che dirà a Lix che siamo dentro a TIP. E poi faremo draw e qui specifichiamo una serie di coordinate. Se adesso ci fermiamo un attimo, ragioniamo, capiamo che è un rettangolo, perché va da 0,0 a 3,0, quindi da 0,0 si sposta a destra a 3,0, poi va a 6,0, quindi si sposta ancora un po' a destra, poi va a 6,3, quindi si sposta in basso, si sposta a sinistra a 3,3, si sposta a 0,3 e si chiude. Proviamo a eseguirlo e vediamo che cosa esce. Mi sono scordato di dire che per poter usare un pacchetto, come abbiamo visto, ha accennato anche Alessandro, far sapere all'APEC, o X in questo caso ormai è indistinto, che vogliamo usare quel pacchetto. Quel pacchetto si chiama TIX, quindi dobbiamo inserire nel preambolo use package TIX. Come si fa a inserire qualcosa nel preambolo? Si va su documento. Il preambolo è una sorta di intestazione, una cosa che non si vede nell'output, dove si mettono tutte le definizioni, i pacchetti, i dati, i riferimenti e questo genere di cose. Quindi documento, impostazioni, l'ultima voce, preambolo di LaTeX. Adesso qui ci sono una serie di cose che vedremo dopo. E se vedete c'è use package TIX. Okay. E quindi questo ci permette di usare TIX. Se lo mettiamo avremo una serie di errori incomprensibili, che sono tipici di LaTeX. LaTeX ha degli errori assolutamente incomprensibili per come la vedi. Quindi abbiamo qui la nostra, il codice che dicevo prima, faccio clic destro, inserisci in anteprima, esco, attendiamo un attimo e ci appare il nostro rettangolo. Figata, ci siamo fatti questa menata per far apparire un rettangolo. No, perché la cosa bella è che adesso lo trasformiamo in un circuito, il nostro rettangolo. Lo possiamo trasformare in un circuito. Ci serviremo stavolta di un altro pacchetto basato su TIX, che si chiama CircuitX, che peraltro è stato scritto da uno che lavora qui al Politecnico, un esercitatore di elettrotecnica, Redaelli. E infatti lo usa anche lui in istruzione di spesa. E quindi che cosa abbiamo fatto rispetto a prima? Se vedete tutto uguale a prima, eccetto quello che c'è dopo il tu. Che cosa abbiamo messo? Dei simboli che sono apparentemente complicati. Se avete fatto elettrotecnica però, o comunque avete idea di che cos'è una resistenza, è comprensibile. Tu R. R indica una resistenza uguale un kilo ohm, e quindi noi ci aspettiamo di trovarci su un tratto del nostro circuito una resistenza a un kilo ohm. E così via, cioè I indica un generatore di corrente, R un'altra resistenza, V un generatore di tensione, di diode abbastanza intuitivo, OS, PST, un interruttore. Vediamo come viene, un bellissimo circuito. Cioè quindi noi dal nostro rettangolo abbiamo aggiunto soltanto sui vari tratti, se vi ricordate, questo qui è lo 0, è 0,0, poi l'abbiamo dato in 0,3, cioè scusate, in 3,0, 6,0, 6,3, 3,3, 0,3, 0,0. Abbiamo aggiunto sui vari tratti semplicemente degli marcatori, diciamo, che dicevano che cosa ci vuole di lì. E sul primo avevamo messo una resistenza, generatore di corrente, resistenza, generatore di tensione, diodo, interruttore. Poi se guardiamo si possono specificare tutte le cose, ma
adesso non è importante che abbiate questo, è soltanto per fare uno spunto per dire, se io ho bisogno di fare questa cosa, prendo il manuale, la posso fare in Wix ed è comodo, perché non ho bisogno di stare su un dito. Vediamo un'altra cosa invece che si può fare più agevolmente, cioè plottare un grafico. Ad esempio, vogliamo plottare x al cubo. Bisogna inserire questo codice qui, più semplice, insomma. Però il fatto bello è che, vabbè, analizziamo un attimo, iniziamo sempre la nostra picture, begin axis, end axis, e quindi abbiamo messo un sistema di assi cartesiani. Grid major vuol dire che mettiamo una griglia, sample strength la vediamo dopo, mark number, e poi c'è unplot. Unplot vuol dire plottami qui la funzione è specificata qui, tra graffe, ed è x al cubo, x elevato alla terza, con una sintassi che è di pgf plots, che è il pacchetto che vediamo stavolta, ed è simile a quella di latte, che infatti, se vi ricordate, per elevare al cubo, fare l'esponente, cosa facciamo? Cioè, samples indica il numero di campioni che vogliamo prendere per questa funzione. E se vogliamo, per esempio, mettere in una macro tutta questa brutta cosa? Ecco, possiamo farlo, e adesso vedremo come fare, però non facciamo una macro, facciamo un comando latte. È anticipato una cosa, un secondo la vediamo, che ci permetterà in sostanza, avanziamo di qualche slide, di definirci il nostro comando plotta, semplicemente passandogli la funzione e il dominio, cioè il range di valori in cui stamparla, avremo questo grafico. Quindi senza tutto questo. Adesso era solo per farvi capire. Quindi, questo è il risultato, ma siccome non abbiamo voglia, come detto, di ripeterlo ogni volta, che cosa facciamo? Facciamo new command, a cui aveva accennato prima Alessandro, se ricordate, e creiamo un nuovo comando che si chiama plotta, che prende tre parametri. I parametri sono quelli con cancelletto 1, cancelletto 2, cancelletto 3. Adesso, senza scendere nel dettaglio, questa la potete riutilizzare, la troverete sempre sul sito, e va messa nel preambolo. Quindi, se noi mettiamo questa cosa nel preambolo, preambolo latex, vedete c'è new command plotta. E quindi noi semplicemente adesso possiamo andare giù e proviamo ad esempio a inserire questo inserto latex in un'anteprima, usciamo fuori, aspettiamo un attimo e ci appare la nostra funzione plottata. Questo è un x quadro, infatti adesso abbiamo scritto x quadro, è chiaro? Ora, abbiamo detto che usa, che la funzione va specificata con un linguaggio proprio di PGF Plus, che è piuttosto brutto, perché non è potente e non lo caga nessuno, ce l'hanno solo loro. Per cui, però, PGF Plus supporta anche Newplot, che invece è un tool molto diffuso per fare grafici, sempre open source, e quasi uno standard di fatto, se vogliamo, almeno nel contesto open source. Per utilizzare il newplot, che ha una sintassi che diciamo vale anche più appena spenderci un attimo le proprie energie, basta mettere newplot davanti al nome della funzione. Però qui è già sempre un nuovo comando, che stavolta ho chiamato newplotta. Quindi, se noi andiamo qui, adesso abbiamo il comando newplotta e usa una sintassi diversa. Ad esempio, per l'elevamento a potenza utilizza pair-pair. Forse era meglio prima, ma questo vale più la pena proprio impararlo. Quindi proviamo a inserirlo nell'anteprima istantanea, usciamo, e ci ha stampato la funzione che avevamo messo, che era il seno al quadrato, seno elevato al quadrato con 2 in un range tra meno 10 e 10. Poi, ad esempio, qui c'è un esempio, una cosa che non potete fare senza new plot. Ad esempio random. Random è rand 0, è una funzione di plot, e quindi questo è un grafico che tra meno 10 e 10
generano un certo numero di valori totalmente a caso, e quindi abbiamo questo output. Sarà giusto per farvi capire una potenziale. Vabbè, adesso giusto per far vedere cose carine che si possono fare, volendo si possono fare anche plot 3D, semplicemente utilizzando plot 3, specificando i domini sui due assi e dando la funzione. Quindi, dando plot 3 la funzione S per cos y, primo dominio, secondo dominio, ci vengono fuori questi grafici carini. No, vabbè, questo è il secondo tempo. Va bene, avete domande? Ultima cosa, parliamo di presentazioni. Torniamo in un campo più umano, diciamo, e parliamo di presentazioni. Cioè, volete fare una presentazione? PowerPoint vi fa schifo? Sì, bravi. Vi fa schifo anche OpenOffice e Impress? A me non fa. Possiamo usare Leaks. Sia le presentazioni che ho fatto io che quella che ha fatto BB, tu hai già trovato. Hai già trovato PowerPoint? No, vabbè, Impress. Va bene. Comunque, sia la mia che quella di BB erano fatte in Leaks. Come si fanno le presentazioni in Leaks? Si fanno come un qualsiasi documento, soltanto che inseriamo dei divisori, come dire, questo è un nuovo fotogramma, e ci mettiamo dentro queste cose. Adesso vedremo. Volevo soltanto dire che lui, in questo caso, il what you see, what you mean, un po' pesa, cioè non è come in PowerPoint che voi drag and droppate le cose, le spostate e sapete dove vanno a finire. Avete un'idea di ciò che intendete, come fosse un documento semplicemente a modo di presentazione. Però anche in questo caso, siccome, non so, quanti di voi sono designer qua? Siccome non siamo designer, tranne Federico, non siamo capaci di fare presentazioni. Spesso ci vengono fuori quegli accrocchi tipo Comic Sans, con questi caratteri, animazioni e scene. E siccome non le vogliamo, noi, con gesto di umiltà, diciamo, deleghiamo a LaTeX di occuparsi per noi di tutti i frontoni. Che poi, volendo, uscire anche qualcosa di carino, ad esempio questo qui, un tema, perché le presentazioni possono avere vari temi, per cambiarli senza difficoltà alcuna. Un tema ispirato al keynote Apple, avete presente, quando arriva Steve Jobs che presenta l'iPad 4, questo qui è il tema che usa. Quindi, vediamo un attimo come si fa una presentazione in Leaks. Ctrl+M, facciamo un nuovo documento, andiamo sul documento, impostazioni, stavolta andiamo sul primo, classe documento. Ecco qui, potete scegliere tra book, articolo e tutte le cose, però c'è uno che ci interessa a noi, che è presentation pin. Bimber è il pacchetto LaTeX che sta sotto e che permette di creare presentazioni. Facciamo ok, e se guardiamo qui adesso abbiamo una serie di menu, cioè una serie di tipi di paragrafo nuovi, in particolare fotogramma, ok? Fotogramma semplice, ripeti fotogramma, fine fotogramma. Proviamo a mettere un fotogramma, qui ci mettiamo il titolo, lo so, ciao mamma, mettiamo un corpo, un elenco puntato, e poi mettiamo il marcatore di fine fotogramma. Questa è un po' una cosa brutta, però Leaks lo richiede. Proviamo a generare il PDF. E abbiamo la nostra slide. Ok? Semplice. Se vogliamo aggiungere più frame, semplicemente andiamo a campo. Abbiamo un altro fotogramma. Numerato. Vediamo, abbiamo la nostra seconda slide in PDF. Okay. Quindi, cosa possiamo fare di carino però? Se guardiamo all'inizio di questa presentazione, c'era il titolo, no? Con sotto di quale conferenza stiamo parlando, chi è l'autore, vabbè, tutte cose che io non ho messo perché sono libero, però volendo si possono mettere, quindi andiamo all'inizio, mettiamo il tipo di paragrafo titolo,
sottotitolatura ci sono tutte le cose che ci interessano, tipo titolo, sottotitolo, queste riguardano soltanto l'intera presentazione, titolo, sottotitolo, autore, istituto. Mettiamo anche un sottotitolo. Sottotitolo. Vediamo come viene, giusto per vedere. Rapidamente vediamo come si mettono i temi, che è la cosa carina, diciamo. Ah bene, faccio vedere solo come si fa. Volendo si possono, se mettete il titolo di paragrafo pausa, potete suddividere, per andare avanti e indietro, per suddividere una stessa slide in più parti che appaiono consecutivamente. Allora, poi se vi interessa si può anche stabilire un ordine in cui questi, ad esempio, i punti di elenco puntato devono apparire. Si può mettere un indice, cioè anche come abbiamo visto prima la paragrafatura con BP, anche nelle presentazioni si può mettere. Ed è l'indice sarebbe quello che si vede questo. Adesso è un po' scuro, però all'inizio c'era tutto visibile. E possiamo anche fare con questo snippet di codice che potete sbattere nel preambolo, vi funziona, farlo apparire quando, ogni volta che iniziamo una nuova sottosezione. Quindi abbiamo i temi, che sono la cosa più carina. Nel preambolo, se mettiamo / new theme come tema, e ce ne sono una serie predefinita abbastanza carini, tra cui questo qui del keynote non è predefinito, però se andate a guardare, questi sono link e lo trovate. Comunque sia, ce ne sono altri belli, anche uno del Politecnico di Torino, uno di KDE, che sono belli. Proviamo a impostare un tema. Andiamo sul nostro preambolo LaTeX, facciamo use theme e scegliamo, non lo so, a me piaceva Singapore. Scegliamo Singapore, diamo OK, creiamo un documento e se vedete ha creato una diversa, vedete c'è una sfumatura all'inizio e ci sono tutti una serie di temi. Se volete avere una visione di insieme di tutti i temi disponibili di default, qui c'è un link, anteprima di tutti i temi predefiniti di Beamer, e c'è una specie di lista con le immagini, perché sennò trovate tutti a mano una scocciatura. E altre feature, vabbè, ci sono blocchi, posso mettere teoremi colorari, se volete vedere proprio tutte le feature della presentazioni, fate file nuovo da modello, e c'è questo file già fatto che vi fa vedere proprio tutto in dettaglio, anche diciamo didattico, e spiega come fare. Domande? Questo è stato abbastanza. No, ma gli istogrammi eventualmente si possono portare su Wix. Gli istogrammi per grafici del genere, tipo materia statistica. Credo proprio di sì. Se vi andate a guardare soltanto PGF plots, sicuramente sì. Cioè, con Tix puoi fare qualsiasi cosa, però io adesso l'ho fatto giusto per farvi vedere. Se tu domani o quando riusciamo, mettiamo le slide, fai da digitale il manuale. Quindi qui il manuale che ti trovi per una vita. Sono lunghe, però se trovi quello che ti interessa. E volendo puoi sia mettere funzioni, ma puoi anche usare fonti di dati esterne. Quindi dici, prendimi quel file lì che è un CSV, non so, i valori sono separati da virgola, oppure qualche formato strano, una quota, e così mi fa vedere direttamente. Altro? Va bene.